affrontare, scusatemi, vorrei affrontare con voi un altro tema molto importante che sono sicura di cui vorrete discutere, il consumo del suolo. Sentiamo Serena Mautone. Un immenso quadrato di cemento da 80 km per lato incombe sull'Italia. È l'allarme che da tempo hanno lanciato le principali associazioni ambientaliste, WWF, Italia Nostra, per citarne alcune. Se nulla cambia, se il ritmo forsennato con cui si è costruito dal dopoguerra ad oggi non rallenta, nei prossimi 20 anni 660.000 ettari di paesaggio, una superficie ampia quasi come il Friuli Venezia Giulia, potrebbero sparire sotto l'avanzare di ruspe ed escavatrici. I dati sono nell'ultimo rapporto ISPRA sul consumo del suolo. Ogni giorno diciamo addio a 70 ettari di territorio, più o meno 8 metri quadrati al secondo. Invertire la rotta è difficile, ma ci si può provare. Non è mai troppo tardi. In numeri assoluti il fenomeno non è neanche così rilevante. Pensiamo che l'8% del territorio italiano è stato trasformato. Noi non siamo un paese pianeggiante, in realtà abbiamo trasformato larga parte delle pianure italiane. Pensiamo a come è trasformata la pianura padana o la stessa pianura che in Campania tra Caserta e Napoli. Il problema però non è solo italiano, persino l'ONU l'ha messo in cima alla lista delle priorità, tanto che ha indicato il 2015 come anno internazionale dedicato ai suoli. In Europa la Germania è stata antesignana nello sviluppo di politiche per contenere il consumo di territorio. Già nel 1998 l'allora ministro dell'ambiente Angela Merkel definì le strategie per la tutela del paesaggio, firmando una legge che per la prima volta riconosceva il suolo come una risorsa da tutelare in quanto limitata e non rinnovabile. Il governo tedesco sta puntando sull'efficientamento energetico e patrimonio edilizio, significa prendere gli edifici, trasformarli completamente in modo che chi ci abita dentro spende la metà, se non un terzo, per il riscaldamento, e in questo modo ci sono più lavoro in edilizia, c'è più qualità anche per chi ci abita dentro e allo stesso tempo si riesce a fermare il consumo di suolo. Sull'esempio della Germania, anche il disegno di legge italiano attualmente in esame alla Camera definisce il suolo bene comune e risorsa non rinnovabile. Viene stabilito un limite allo sfruttamento del territorio che le regioni saranno obbligate a recepire nella pianificazione urbanistica locale. Un principio conforme alle linee guida della Commissione europea che ha fissato l'obiettivo di azzerare il consumo netto di suolo entro il 2050, rilanciando al contempo le priorità legate alla bonifica del territorio. Sono 100.000 ettari in Italia che ancora aspettano le bonifiche promesse da tanti anni, alcune sono anche in città, pensiamo a Bagnoli, pensiamo alle aree di Taranto, pensiamo a Manfredonia. Diverso, ma in fondo non troppo lontano, l'attualissimo dibattito sulle shrinking cities, letteralmente le città che si restringono. Dopo una secolare fase di espansione, infatti, le grandi aree urbane iniziano a perdere pezzi, con interi quartieri che si spopolano a causa della deindustrializzazione e del calo demografico. Un fenomeno molto vistoso in America e in Asia, che non risparmia neanche il vecchio continente, tanto che il tema è anche al centro del dibattito politico e parlamentare nel nostro paese, con l'obiettivo di accelerare sul recupero ed il riutilizzo di queste aree. Senatore Malan, è una buona